Ciao a tutti, nel video di oggi voglio farvi vedere il tutorial di questo trucco che è il mio go-to look per quanto riguarda l'autunno. Praticamente lo sto facendo tutti i giorni e quindi ho deciso di fare un video per due motivi principali. È molto molto semplice da realizzare perché servono pochissimi colori. Numero due, perché sta bene sia con le labbra molto scure, come in questo caso, che a me piacciono moltissimo per l'autunno, sia con le labbra nude, che sono invece una tendenza che diciamo va un po' per tutte le stagioni. Nel video infatti vi farò vedere due opzioni di labbra. Prima di lasciarvi al tutorial vi voglio chiedere se vi va di iscrivervi a questo canale, a seconda di dove lo state guardando, se è su PC. Probabilmente il pulsante è sotto, mentre sul cellulare forse è sopra il pulsante iscriviti, non, in questo momento non mi ricordo. Però insomma, se vi iscrivete a me fa piacere perché sto cercando di fare sempre più video e di curarli molto di più, quindi mi piacerebbe rivedervi qui anche nel prossimo video che pubblico. Detto questo, vi lascio al tutorial e dopo il tutorial vi parlerò un pochino di più dei prodotti che ho usato per realizzare il trucco. Parto con l'applicazione del fondotinta spruzzandolo sul dorso della mano e applicandolo direttamente con la Beauty Blender, picchiettando. Come vedete, la mia pelle in questo periodo non sta molto bene, ho un po' di sfoghi, brufoletti, eccetera, e poi ho anche una puntura di zanzara, quella sullo zigomo è una puntura di zanzara. Però questo fondotinta, nonostante sia leggerissimo, mi copre tutto, è veramente fantastico. Io lo applico picchiettando perché secondo me è il modo in cui è più coprente e allo stesso tempo naturale. Poi invece per quanto riguarda il correttore lo applico con un pennellino piatto e lo applico anche sulla palpebra degli occhi perché mi farà da base insieme alla cipria. Poi lo metto su tutti i punti dove ho bisogno, quindi intorno al naso, sulle imperfezioni, eccetera, e anche qui lo sfumo con la Beauty Blender. Sempre con la Beauty Blender vado a fissare tutte le zone che ho corretto, quindi la palpebra, le imperfezioni e le occhiaie. Invece sul resto del viso la cipria la do con un kabuki. Passo alla terra per dare un po' di colore, la applico con un pennello angolato però morbido e vado a fare un po', diciamo, il contorno del viso e a dare un attimino di colore. Per il contouring vado con il pennello di MAC, quello tondo piccino, e insisto soprattutto sugli zigomi, sulla fronte, che io ho parecchio ampia, e sulla mandibola. Blush, il blush lo applico con il pennello di Real Techniques, sorrido, lo applico sulle gote e sfumo. Per quanto riguarda l'illuminante, invece, vado con un pennellino piccolo angolato e vado in cima agli zigomi, sotto l'arco sopraccigliare, ponte del naso e arco di Cupido. Sistemo le sopracciglia con la matita. A questo punto passo agli ombretti. Prendo un ombretto marrone chiaro, medio diciamo più che chiaro, opaco, e lo applico nella piega dell'occhio con un pennello da sfumatura. Sfumo bene, lo applico, lo riapplico e sfumo. Lo stesso colore poi lo porto dall'angolo esterno dell'occhio verso la palpebra mobile. Quindi coprendo la parte esterna della palpebra mobile, la parte interna dell'occhio, l'angolo interno lo lascio libero e lo porto anche sotto la rima inferiore, guardando in su perché sennò lacrimate. A questo punto prendo un pennello da sfumatura pulito e sfumo di nuovo sopra il colore che ho appena applicato. Prendo un pennellino angolato, però bello denso, e un marrone scuro e lo applico sulla rima ciliare dove ho messo praticamente l'altro colore, quindi fino a metà occhio, sempre la parte interna la lascio libera e poi lo applico anche sotto, sempre fino a metà occhio. Prendo il pennello di prima, quello usato per il marrone, diciamo, più chiaro, e sfumo bene. Prendo un bianco perlato e un pennellino a punta e faccio un bel punto luce nell'angolino interno. Mascara,
sia sotto che poi ovviamente sopra, bello abbondante, e gli occhi sono pronti. Per quanto riguarda le labbra, questa è la prima opzione, quindi un bel rosa nude, tranquillo e pacato, che a me piace moltissimo. E questa è la seconda opzione, quindi un bel colore strong, un rosso scuro sangue, opaco, come gli ombretti che ho usato. E questo è il confronto. A me piace in entrambi i modi, a seconda anche di uno come si sente. E come si sveglia quella mattina? Qui mi sveglio scema. Questo era il trucco finito. Come avevo promesso nell'intro, è molto molto semplice da realizzare e può essere riprodotto ovviamente con qualsiasi tipo di marroncino e marrone scuro. Io ho usato una palette in questo caso, ma di tutti i prodotti potete sentirvi liberi di fare delle sostituzioni. Se invece vi interessano in particolare i prodotti che ho utilizzato, adesso ve ne parlo brevemente. Non di tutti, ovviamente, di quelli un pochino più nuovi e di quelli che mi sono piaciuti di più. Parto dal fondotinta, che è quello di Shiseido, che si chiama Synchro Skin, che è il mio fondotinta preferito in assoluto. Non ho mai provato nella mia vita un fondotinta che facesse questo effetto. Ho scelto volutamente di registrare questo video nonostante la mia pelle non sia al massimo della sua, diciamo, bellezza, perché appunto ho dei brufoli qua e una grossa puntura di zanzara qui, per farvi vedere la coprenza incredibile di questo fondotinta nonostante sia leggerissimo. Di questo prodotto ho fatto la recensione dettagliata nel mio blog e ve la lascio nell'info box qui sotto. È veramente un fondotinta fantastico. Io finora ero sempre stata un po' dubbiosa sul fondotinta liquidi. Usavo principalmente quelli in crema o quelli compatti perché appunto avevo l'idea che non coprissero, che non fossero, diciamo, che non avessero una bella resa. Questo è pazzesco, veramente, veramente pazzesco e soprattutto ha un range di colori ottimo perché io che sono chiarissima ho il Neutral 2, questo vuol dire che ci sono colori ancora più chiari e questo è tipico dei brand asiatici come Shiseido, che stanno attenti anche alle pelli molto molto chiare e ovviamente arrivano anche a colorazioni molto scure. Sempre di Shiseido è il rossetto nude, cioè la versione alternativa alle labbra scure che vi ho fatto vedere nel video, e questo è della collezione Rouge Rouge, cioè i 16 toni di rosso che vanno dal nudo al rosso molto scuro, passando per il marrone, l'aranciato, eccetera, e si chiama Ashed Tones. Anche di questi 16 rossetti, di tutti quanti, quindi vi ho fatto gli swatch e la review sul mio blog e anche quello ve lo lascio nell'info box. Il blush invece è di Kiko, la confezione è questa che sembra una tavoletta di cioccolato e in realtà è un blush duo, nel senso che dentro ci sono due colori e è stato fatto in quattro versioni, quindi quattro duo. Questo è il numero 3 e la cosa bella di tutti questi prodotti della linea Cocoa Shock è che profumano di vaniglia, cioè fantastico. E soprattutto sono opachi, quindi non sono blush con quei brillantini che secondo me non donano e fanno vedere i pori, ma sono opachi, quindi il risultato è molto elegante ed essendo cotti è molto modulabile, nel senso potete metterne poco e avere un effetto naturale, oppure potete marcarlo e andare avanti fieramente così. Per quanto riguarda le sopracciglia, invece, sto usando un prodotto nuovo, è di Benefit, si chiama Goof Proof Brow Pencil. L'ho comprato quando ero a Milano, per il tempo delle donne, perché a Milano ho finito la mia matita per le sopracciglia di Nabla, che è la mia preferita in assoluto. Ero a Milano, sono andata da Sephora, mi hanno consigliato questa, ma non mi sta piacendo. Infatti mi dispiace un sacco perché l'ho pagata 27 euro. Quindi insomma, non poco. E per me, probabilmente l'ho presa troppo scura. Mi sono fatta consigliare, è la numero 5, in realtà c'era anche più scura. Io sono molto scura dei capelli, ma le sopracciglia bisogna farle uno o due toni più chiare. Infatti ho preso il 5, che non è il più scuro. Però non mi piace proprio come scrive e non mi piace la punta, che è una specie di triangolino, che secondo me è molto impreciso nel tratto. Io ormai sono abituata a quella di Nabla che è sottile, la scrivenza è perfetta, fa proprio il tratto
il tratto pelo e quindi niente, ricomprerò la mia di Nabla. Volevo provare a cambiare dopo averne comprate già due o tre di quelle di Nabla, però no. Ti lascio la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia e non sa quel che trova, e quindi niente, no, ricomprerò la Nabla. Mi dispiace, per me è bocciato. So che Benefit per le sopracciglia è fantastico, tutti ne parlano, ma io mi ci sto trovando male, mi dispiace. Ultimi ma non per importanza, i due prodottini Chanel che ho usato, quindi sia la palette che il rossetto opaco, che è questo qui scuro, fanno parte della collezione autunnale che si chiama Le Rouge Collection Number One. No, Number One. Io e il francese. Comunque, rosso, collezione numero 1. La palettina occhi è fatta da quattro ombretti, sono tre marroni caldi e un rosso mattone. È veramente, veramente bella e super versatile e sono quattro opachi. Mentre il rossetto è un rouge à l'our, quindi uno di quelli che si clicca per aprirlo, però nella versione velvet, quindi appunto opaco. È simile al rouge noir, che è probabilmente il colore più famoso di Chanel per quanto riguarda lo smalto e le labbra, però è opaco e si chiama Rouge Audace. Tutta la collezione, chiamandosi Le Rouge, è appunto dedicata al colore rosso in tutte le sue declinazioni, quindi insieme a questo rossetto sono stati fatti anche altre declinazioni di rosso, arancio, mattone, colori di questo tipo. E bellissimo di questa collezione fa parte anche il nuovo Illusion d'Ombre, cioè l'ombretto quello in crema, versione ruggine, stupendo, veramente meraviglioso. Questo video è finito, se vi è piaciuto o vi ha tenuto compagnia mettete un pollicino in su. Vi ricordo che la lista di tutti i prodotti usati, non solo di quelli che ho nominato nell'ultima parte del video, ma di tutti quelli che ho usato nel tutorial, la trovate sul mio blog e tutti i link sono nell'info box. Vi aspetto su Instagram e Snapchat, che sono i social che uso ogni giorno, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!